Prima ha tentato di strangolare l'anziana oltre 90enne che accudiva da poco tempo e poi, pensando di averla assassinata, ha ingerito delle sostanze per tentare il suicidio. A commettere questi insani gesti all'alba di mercoledì 7 febbraio, una badante all'interno di un appartamento di via De Amicis 24 a Foggia. Le due donne sono ora ricoverate in gravi condizioni e in prognosi riservata al Policlinico Riuniti del capoluogo Dauno. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, allertati dai vicini di casa che udivano strani rumori provenienti dall'appartamento, e gli uomini della scientifica per tutti i rilievi tecnici del caso. Queste le dichiarazioni di un conoscente di lunga data dell'anziana donna. Noi abitiamo qui da almeno 50 anni, insomma, da quando è stato costruito il palazzo. Conoscevamo la signora Rossetti da una vita praticamente, anche perché ha una veneranda età, una persona garbatissima. Sapevo che c'erano i figli a accudirla, ora non sapevo neanche che ci fosse una badana. Probabilmente era da poco che stava qui ad accudirla. Era cosciente, aveva una mente ragionata, era logica, era abbastanza autosufficiente, però a 90 anni passati uno non si fida a tenerla in casa da sola, ecco, possono sembra avere dei problemi. Ora che cosa sia capitato, cosa c'è stato tra le due o nella mente di una delle due, non lo so.